E così mi dicono stanno andando tutte le 100 manifestazioni che sono attualmente in corso in Italia. E allora fatemi col giusto orgoglio che dobbiamo avere iniziare così. Meno male che c'è la CGIL, meno male che c'è una grande organizzazione che sa interpretare i bisogni dei lavoratori italiani, la voglia di protesta, la voglia di cambiamento, e che ha deciso in una data insolita, il 6 di settembre, non l'avevamo mai fatto, lo sciopero generale. È un mese che ci stanno dicendo che questo sciopero è sbagliato, che questo sciopero è intempestivo, è ingiustificato, che saremmo stati soli. Ora io da stamattina che chiedo a tutti gli operatori dell'informazione, fatela vedere questa solitudine, fate vedere l'Italia reale, quella in carne ed ossa, quella che soffre per la crisi, i loro volti, le loro parole, e diamo finalmente sbocco ad una necessità, occorre cambiare. Qui di ingiustificato e di ingiustificabile c'è solo una cosa. C'è questo governo, sì, hai ragione, c'è le cose che sta facendo, quelle che non sta facendo, c'è il taglio dei diritti che sta portando alle persone, un governo screditato in Italia e in Europa, un governo sotto tutela della Banca Centrale Europea, un governo che è costretto a prendere sotto ricatto della speculazione le proprie decisioni, una speculazione finanziaria che detta i tempi e il merito della manovra. E allora diciamolo chiaro, è l'oggettività dei fatti che dice, per il bene del paese, prima se ne vanno meglio è, perché l'Italia ha bisogno di cambiare. E noi oggi diciamo e protestiamo contro una manovra che abbiamo detto sbagliata e iniqua, sbagliata perché questo è un paese in grave e profonda crisi, anche se una cappa assordante di propaganda per 3 anni ha cercato di nascondere la realtà dei fatti. Ma ve li ricordate gli slogan? Noi stiamo meglio del resto d'Europa, noi non metteremo mai le mani in tasca agli italiani, ecco come hanno ridotto l'Italia. E con questa manovra le cose peggioreranno, perché il paese è in crisi, la produzione è ferma, il lavoro soffre, è una manovra depressiva fatta di tagli in cui non c'è niente per lo sviluppo, diminuirà ulteriormente la produzione, i consumi, abbiamo consumi fermi al 2010, non lo diciamo noi, lo dicono le associazioni d'impresa, ma chi dovrebbe consumare in un paese con 2 milioni di disoccupati, 3 milioni di lavoratori in nero, 500.000 persone in cassa integrazione, 4 milioni di precari? Che giustizia è? Il paese ha sì bisogno di una svolta, ma non ha bisogno di questa svolta. Tagli a senso unico e per questo iniqua, perché si rivolgono sempre ai soliti, quelli che lavorano, quelli che sono in pensione, quelli che le tasse le pagano quotidianamente, mensilmente sulla loro pensione e sulla loro busta paga. E allora i tagli agli enti locali significano meno servizi e più tasse, significano meno investimenti, significano pesare sulla tasse dei più poveri e fare un favore a chi evade, che magari riuscirà lo stesso ad avere i servizi perché risulta nulla tenente, perché i ticket sanitari ricadono sulle persone che sono in questa piazza.
perché l'accanimento che c'è verso i lavoratori pubblici è ingiustificabile. 7 anni ormai, questo si legge, di blocco degli stipendi, la tassa di solidarietà solo per loro, il blocco del TFR, 300.000 precari mandati a casa. Che cos'altro bisogna fargli? Che cos'altro devono fare? La mancata rivalutazione delle pensioni. Queste sono, secondo il governo di questo paese, le cose che servirebbero per farci riprendere, per farci andare avanti. È l'esatto contrario di quello che serve all'Italia. All'Italia servono risorse, servono investimenti in infrastrutture immediatamente cantierabili, serve logistica, serve lotta alla criminalità, serve far calare il costo dell'energia. Per questo, in un paese in crisi, col debito come il nostro, servono risorse. E le risorse dove vanno prese, se non da chi ha di più? Da quelli che evadono le tasse e comunque pagano meno in proporzione di tutti gli altri cittadini italiani. Per questo non c'è niente di punitivo, ma riguarda un atto di giustizia e di futuro. Parlare di patrimoniale, di intervento sui grandi patrimoni, parlare di intervento sui grandi patrimoni immobiliari, dice il Presidente del Consiglio. Ma chi è che non gira in tasca con almeno 5.000 euro in contanti? In questa piazza nessuno. L'unico che io conosco è Tarantini, dopo che ha l'elemosina da parte del Presidente del Consiglio. E allora questo serve, ma di questo non c'è traccia, e siamo al paradosso. Alcune delle persone più facoltose di questo paese dicono: è giusto, siamo in una situazione così grave, vogliamo contribuire. E il governo gli risponde di no, che non è possibile, non vi tasserò mai. Non è sopportabile, non è così che si può andare avanti, e per questo noi chiediamo una svolta. Ma non c'è soltanto da cambiare la politica economica. Vedete, in questa manovra c'è una cosa davvero grave e ingiusta che riguarda i lavoratori italiani. Si usa la crisi, si usa le difficoltà del lavoro, si usa il momento difficile che il lavoro va passando, non per dargli tutele, ma per tagliare diritti. Solo così si può leggere quello che il ministro, che io non vorrei definire del lavoro perché col lavoro non ha niente a che vedere, è così che il ministro della divisione, chiamiamolo con il suo vero nome, il ministro della divisione cerca di depotenziare il ruolo delle forze sociali e cerca di tagliare diritti alle persone. Siamo arrivati al paradosso di dire che con un accordo aziendale firmato anche da associazioni territoriali rappresentative, siccome siamo a Milano è bene dirlo, quel territoriale è entrato perché sennò la Lega non gli votava l'emendamento, soltanto per questo motivo è entrato a far parte della manovra, possono fare accordi che valgono per tutti quei lavoratori che naturalmente non possono mai votare su quegli accordi, anche in deroga ai contratti nazionali di lavoro, e questo sarebbe già di per sé grave, ma anche in deroga alle leggi dello Stato. Ma che paese è in cui ogni azienda può avere una condizione diversa? Ma che situazione è adesso, durante la crisi, in cui le nostre rappresentanze aziendali potrebbero trovarsi nella condizione di sentirsi dire: volete rientrare dalla cassa integrazione? Mi firmate che rinunciate all'articolo 18. O in un'azienda che magari va bene, volete un po' di premio di produttività? Sì, c'è fame di salario. Mi dovete allungare di 2 anni i tempi determinati. E questa è la giustizia sociale che è scritta in quell'articolo 8. E allora lì c'è solo una cosa da dire. Non ci sono tante parole da spendere. L'articolo 8 va cancellato, va tolto, e se non lo faranno loro, lo farà la Corte Costituzionale, perché è chiaramente una norma anticostituzionale. E a chi? E a chi tenta di fare demagogia dicendo: ma come? Abbiamo recepito l'accordo sindacale del 28 giugno, gli diciamo: bugiardi. L'accordo del 28 giugno è l'esatto contrario, pone al centro il ruolo del contratto nazionale di lavoro e l'effettiva misurazione della rappresentanza, l'esatto contrario di quello che lì è scritto. Ma siccome, come me, avrete letto dichiarazioni di chi ha firmato con noi quell'accordo, che dà interpretazioni diverse, è bene essere chiari.
è bene che ognuno si pronunci. O l'accordo o l'articolo 8, bisogna parlare con una voce di verità, non ci sono altre operazioni possibili. Infine, compagni e compagni, vorrei dire due ultime cose. La prima è questa. Molti dei giornalisti venendo qui stamattina, ma è così da un mese, mi hanno fatto la solita domanda. Perché la CGIL sciopera da sola? Io penso che sia una domanda mal posta. Non è questa la vera domanda, perché noi scioperiamo è chiaro. L'abbiamo scritto, l'abbiamo detto. Consideriamo questa manovra un attacco gravissimo al futuro del paese e ai diritti dei lavoratori e dei pensionati. E per questo un sindacato fa quello che deve fare. Mette in campo la mobilitazione più ampia che può fare e noi partiamo dallo sciopero generale. La domanda vera da fare è un'altra. Perché gli altri non scioperano? Questa è la vera domanda che va posta. Si dà un giudizio negativo sulla manovra? Si dice che è sbagliata? Allora bisogna dire che cosa si fa per cambiarla. Quali sono le iniziative che si fa per cambiarla? Non è più tempo, semplicemente, di dire mezze misure. E siccome io però ho grande rispetto delle altre organizzazioni sindacali, che sono fatte di milioni di lavoratori, e non userei mai frasi come sono state rivolte al nostro sciopero generale, però una cosa fatemela dire. C'è stato davvero una esagerazione per quanto riguarda lo sciopero dei lavoratori poligrafici. Il fatto che oggi, con lo sciopero dei lavoratori poligrafici, alcuni giornali, fra cui il Corriere della Sera, non sono in edicola. Quei lavoratori hanno diritto di scioperare, e se il loro sciopero provoca la chiusura di quella come di altre testate, è nei loro diritti e hanno ragione. Una cosa che poi io però non vorrei mai sentire è un sindacalista che dice che lo sciopero è contro la libertà di informazione. Questo no, questo non è possibile e questo deve essere evitato. Cari compagni e cari compagni, in queste ore non sappiamo ancora in Parlamento quale sarà il volto definitivo della manovra. Ve li ricordate quelli dalle manovre finanziarie in 9 minuti? La propaganda di qualche anno fa. Adesso in un mese siamo alla quarta e non abbiamo ancora capito se siamo all'ultimo atto di questo provvedimento. Non abbiamo ancora capito che cosa succederà, perché è evidente che i conti di quello che hanno fatto non tornano. Perché dire che si fa tornare da parte di questo governo i conti con l'evasione fiscale è una palese falsità. Intendiamoci, noi siamo assolutamente d'accordo a combattere l'evasione fiscale, da anni chiediamo questo. A parte che in 2 giorni le norme si sono molto annacquate da questo punto di vista. Ma che credibilità a parlare di evasione fiscale verso gli evasori? Un governo che ha fatto lo scudo fiscale. Un governo che, come prima norma, quando si è insediato, ha tolto la tracciabilità che adesso vorrebbe rimettere. Un governo che ha depotenziato tutti i servizi ispettivi. Che credibilità! E infatti l'Europa, la Banca Europea, i mercati non ci credono. E come si vede, la manovra è ancora in divenire. Io non so la manovra che uscirà definitivamente dal Senato. Questa maggioranza, che ormai sta in piedi soltanto per restare al governo, perché altrimenti sa benissimo che sarebbe mandata a casa, può darsi anche che abbia i numeri per approvare in queste ore, in questi giorni, una manovra sbagliata e iniqua. Ma si sappia, ed è un impegno che noi ci prendiamo qui in 100 piazze, di fronte a tutti i lavoratori d'Italia, noi non ci fermeremo. Noi continueremo la nostra iniziativa finché questa manovra sarà cambiata. Ed è giusto che sia così, perché la manovra è sbagliata, perché noi abbiamo ragione, perché voi avete diritto di avere finalmente giustizia dopo tutti questi anni, e noi continueremo nelle forme e nei modi possibili finché non otterremo successi. E care compagne e cari compagni, lo dobbiamo sapere, lo devono sapere, noi ci riusciremo. Ci riusciremo anche questa volta e porteremo a casa risultati per i lavoratori dipendenti e per i pensionati.
Grazie compagni e compagni, grazie per questa grande manifestazione. Viva lo sciopero generale, viva i lavoratori italiani, viva la CGIL! Nessun altro, non è Berlusconi che ci deve dare i soldi, siamo noi che non dobbiamo pagare il debito e non lo dobbiamo pagare agli strozzini e usurai che ci danno i soldi a debito. Il debito è creato dalla banca, non dal malgoverno. Cercate di metterlo in testa tutti e cominciamo a fare delle proteste popolari. Senza nessuna associazione, senza nessun colore politico, solo ed esclusivamente popolo. E il popolo deve partecipare a questa manifestazione che va contro i veri potenti, contro i nostri creditori. I nostri creditori sono le banche e non è il governo. Cerchiamo di incazzarci, porca troia! Oh,